Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online con il nostro topo della settimana e con questa copertina fluo numero 3376. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo ragazzi di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un mi piace a questo video e di cliccare la campanella del nostro canale per rimanere aggiornati su tutti i nostri nuovi contenuti. Inoltre fate un salto nella descrizione di questo video dove trovate molti link, il nostro canale Twitch in cui facciamo gaming, il nostro canale Telegram in cui potete unirvi e la nostra pagina Instagram su cui potete seguirci, oltre ai nostri link di Amazon affiliati con cui potete supportarci. Numero davvero incredibile perché oltre ad avere, come vediamo adesso nelle storie, dei gran titoli dalla sua parte, a partire con Fast Track Mickey, episodio 2, Nonna Papera e l'aiutante di fortuna, Paperino e le vacanze social, Sonori problemi in Paperopoli, Topolino e le notizie di Mister Vertigo, I fratelli di Paperoni, il formaggio perpetuo. Insomma, già di per sé sarebbe un gran bel numero per quanto riguarda le sole storie, ma non ci fermiamo alle sole storie perché prima di andare a vedere la prima storia di oggi, dobbiamo soffermarci su due parti di, diciamo, pubblicità, ma comunque sono degli annunci delle prossime saghe. La prima, con questa a dir poco inquietante pagina in seconda di copertina, annuncia che ad agosto, quando qualcosa con una L fatta appositamente storta non va per il verso giusto, non prendertela. Quando niente va per il verso giusto, scopri perché. Ad agosto, solo su Topolino, possiamo già capire chi è l'autore di questa storia? Ovviamente si tratta di Casti, non vediamo l'ora di scoprire cosa avrà in mente. Mentre ora dobbiamo anche vedere, mentre sul prossimo numero, come potete vedere, ci sarà Paperinic e la vacanza di fortuna. L'12 agosto, solo su Topolino, come ci rivela la lettera di Alex Bertani, si tratta di una storia in due parti che si completerà nel giro di un solo numero. Uscirà nel numero 3377, mentre la storia nuova di Casti uscirà nel numero successivo, ossia 3378. Ma passiamo alla prima storia di oggi, ossia Fast Track Mickey, che ho reputato la migliore, quindi la lasceremo per ultima. Sharon sta facendo un lavoro veramente fantastico con questa storia, non vedo l'ora di parlarvene, ma dovremmo aspettare qualche minuto. Nonna Papera è l'aiutante di fortuna. Soggetto sceneggiatura di Gaia Righini e disegni di Ivan Bigarella. Ivan, che ha esordito nello scorso numero con la sua prima breve storia all'interno del topo, e ci aspettiamo molto da lui, e questa storia, con un bel dettaglio grafico dal punto di vista del disegno, accompagna Paperone e Nonna Papera in un soggiorno di Gastone all'insegna del lavoro. Incredibilmente, Gastone si darà da fare nella fattoria di Nonna Papera per dargli una mano con la sua ormai proverbiale fortuna. Una storia interessante che, come sempre, dà uno spolvero un po' diverso a Gastone, sicuramente apprezzabile questa scelta. Vedremo Gastone all'opera in diversi ambiti, tutti più o meno ben riusciti. Soggetto e sceneggiatura di Pietro Zemelo, disegni di Luca Usai, Paperino e le vacanze social. Un Paperino terribilmente turbato dalle foto di Gastone messe su Instapap decide di far rodere il fegato al cugino creando da solo delle foto da mettere sullo stesso social per dargli un po' di concorrenza, insomma, e per far vedere che anche lui ha bel da fare. I nipotini non sono proprio favorevoli all'idea di fargli fare dei fotomontaggi, tanto che non vengono proprio benissimo, come vediamo in questa tavola, ma soprattutto i nipotini non si divertono e sentono di avere un'estate sprecata. Paperino, allora, dopo una combattuta disputa con il suo vicino Anacleto, decide di andare da Archimede per usare un suo software decisamente migliore, che fa delle foto incredibilmente realistiche, fin troppo realistiche, con tanto di squali olografici. Paperino si spaventa mandando in frantumi tutto, chiaramente. Nel frattempo Gastone non si ferma con le sue fotografie e Paperino finisce per andare a casa di Nonna Papera per cercare l'ispirazione e terminando nel godersi una tranquilla serata con i nipotini, con le stelle che gli fanno da sfondo. Insomma, alla fine capisce che non è troppo importante mostrare a tutto il mondo quello che si fa. Alla fine i ricordi migliori li tieni tu per te stesso, e decide di lasciar perdere le foto di Gastone e dedicarsi a una bella estate insieme. Un bel messaggio di fondo, insomma, una sorta di morale moderna. Se prima c'erano altri tipi di morale alla fine delle storie, oggi dobbiamo ricordare anche che
che non è tutto l'importante, quello di mettersi in mostra. Passiamo a una storia particolare, un'altra storia, come potete vedere, senza testo. Soggetto e sceneggiatore di Massimiliano Valentini e disegni di Giulia La Torre. Quest'ultima, ancora una volta, troviamo una disegnatrice, in questo caso all'esordio sul topo con questa storia, Sonori problemi a Paperopoli. Archimede, che perde un taxi soffiatogli da un papero frettoloso, si accorge che i rumori della città non sono al loro posto. Il taxi fa il rumore di un cavallo, oppure un pacco che cade per terra, che dovrebbe produrre un rumore di rottura, produce invece un rumore metallico, cose abbastanza strane, e la spingarda di Paperone fa il verso di una locomotiva. C'è decisamente qualcosa che non funziona. Archimede allora decide di andare a casa sua per vedere cosa succede e trova un suo marchingegno malfunzionante. Una breve storia d'esordio, molto come sempre le storie brevi sono molto spesso la tavola migliore per far esordire gli artisti. E devo dire che la nostra amica Giulia La Torre si è comportata molto bene e, come sempre, non vedo l'ora di vederla all'opera su un'opera più estesa. Scusate il gioco di parole. I fratelli di Paperoni, il formaggio perpetuo, soggetto e sceneggiatore di Vito Stabile, disegni di Alessio Coppola. I fratelli di Paperoni sono in missione su una montagna per cercare il cosiddetto formaggio perpetuo, ossia un formaggio che non si esaurisce mai. Una breve storia, insomma, una storia non troppo lunga, in cui Paperone dovrà trovare questo fantomatico formaggio e si affronterà con più di un imprevisto. Una storia leggera, breve, molto estiva, come sostengo sempre io. Andiamo alla seconda storia migliore, secondo me, di questo numero, il finale di Topolino e le notizie di Mister Vertigo, soggetto e sceneggiatura di Marco Nucci, disegni di Fabrizio Petrossi. Avevamo lasciato il nostro amico Topolino stordito con una manganellata in testa, che si risveglia appunto davanti a casa sua con Pippo e Minnie, fermamente convinti che sia stato un gas amnesico, che era stato dichiarato pericoloso da Mister Vertigo e per il quale tutti erano scappati dalla città. I sospetti di Topolino hanno un fondo di ragione. Infatti, durante la notte in cui la città è stata evacuata, tra virgolette, sono avvenute ben 12 rapine. La polizia sta cercando di investigare, ma tutte le videocamere non hanno prove, sostanzialmente. Quindi Topolino dovrà cercare da zero questo famigerato Mister Vertigo, che tra l'altro, approfittando della sua perdita di coscienza, l'ha incastrato con delle foto, chiaramente fasulle, ma che lo ritraggono con la refurtiva di quei furti, e ora Topolino è nei guai. Dovrà di conseguenza riuscire a smarcarsi da queste accuse e a incastrare Mister Vertigo. Ce la farà? Lo scoprirete leggendo. Questa storia mi è piaciuta veramente molto. Ha un finale un po' criptico, non ve lo svelo chiaramente, ma ha un finale che non mi è parso subito chiaro. Ma in generale è una storia di quelle che definisco tipo casti, un po' cupe, con molto mistero attorno, le classiche storie investigative alla Topolino. E questa mi è piaciuta. Andiamo ora al piatto forte di questo numero. Soggetto, sceneggiatura e disegni di Claudio Sciarrone. Fast Track Mickey, seconda parte. L'avventura di Topolino alla ricerca di questi famigerati piloti clandestini all'interno della tangenziale di Topolinia prosegue con l'auto che è finalmente pronta per essere svelata. Mentre Topolino si dirige al garage del commissariato per vedere che bolide ha sfornato Orazio, si imbatte nei veicoli che stava cercando, che sfrecciano sulla tangenziale. Topolino, senza perdere un minuto, si getta al loro inseguimento. Ma le auto, sia per la polvere che lasciano dietro, sia per la loro velocità, lo lasciano indietro immediatamente. Topolino allora ripiega e si reca al commissariato, dove Orazio e il commissario, ma soprattutto Orazio, lo strigliano per aver corso un grande rischio, il rischio di far saltare la sua copertura. Una copertura che invece salta senza problemi è il telo che copre la scocca della macchina. La scocca rinforzata che dovrà proteggere Topolino all'interno delle gare è completa ed, essendo fatta con pezzi di ricambio e di scarto, Orazio ha fatto un lavoro superbo. Prosegue l'illustrazione del veicolo con il motore e altri pezzi che andranno poi montati. Insomma, sembra tutto perfetto. Manca solo il pilota. Topolino, che nel frattempo si sta allenando con un simulatore che utilizza nel frattempo anche il commissario, ed è ora pronto per salire sul veicolo e fare qualche giro di prova. In queste bellissime tavole a tutta pagina vediamo l'auto che ha disegnato Claudio Sciarrone, ma è stata costruita da Orazio, in tutto il suo splendore, veramente una tavola magnifica, per poi iniziare
a prepararsi per la gara vera e propria. Insomma, si entra nel vivo con questa storia che mi sta piacendo sempre di più. Mi lascia molto perplesso la decisione di mettere così tante storie con così tanta verve, come Paperinik e la vacanza di fortuna, o anche la nuova storia di Casti, insieme a Mister Vertigo e Fast Track Mickey. Insomma, tutte così assieme avranno tante cose da farci vedere e da farci leggere nel corso dell'estate. Ben venga, assolutamente. E ora invece passiamo agli approfondimenti articoli sul topo. Per la serie di meraviglie dal mondo, Craco, fascino di pietra, un borgo antico disabitato arroccato sugli aridi calanchi della Basilicata, una località dove case e vicoli si aggrovigliano fondendosi con il paesaggio circostante. Una vista meravigliosa quella che si può godere nel borgo disabitato di Craco, veramente splendida. Il nostro solito approfondimento riguardante i libri in uscita quest'estate e un'intervista a Elodie, l'estate mi fa impazzire. Concludiamo questo topolino andando a vedere insieme il numero della prossima settimana. Paperinik e la vacanza di fortuna, primo e secondo episodio. Boom Boom e il salvadanaio prodigioso e il ritorno di Corrado Mastantuono. Pippo e Manetta in Chi ha rubato i ghiaccioli. Zio Paperone e l'identità perduta, episodio 1. Un'altra saga che si apre con questo numero. E vedremo all'opera una coppia d'eccezione, ossia Vito Stabile e Marco Rota. Spettacolo, ragazzi, questa qua è assolutamente da vedere. Come ultima storia, inoltre, Topolino Insta Stories, Pippo, terzo incomodo vacanziero. Bene ragazzi, questo lungo numero del topo, non tanto per il numero di storie, ma per tutte le cose che c'erano da dire in merito alle nuove saghe che si stanno aprendo, è concluso. Grazie per aver visto il video fino a qui. Noi ci vediamo la prossima settimana, ma non perdetevi anche i numeri delle prossime settimane, perché insomma avete visto c'è di tutto da vedere all'interno del topo. Noi ci vediamo come sempre la settimana prossima con il topo della settimana e come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata.